Un tirocinio al Parlamento europeo remunerato e professionalmente qualificante. È l'iniziativa presentata questa mattina in conferenza stampa dall'onorevole Salvo Pogliese, parlamentare europeo di Forza Italia, e destinata ai giovani siciliani e sardi in possesso di una laurea triennale purché abbiano meno di 25 anni o in possesso di una laurea quinquennale che abbiano meno di 30 anni e con un voto di laurea minimo di 100 su 110. La selezione dei giovani tirocinanti avverrà attraverso un percorso meritocratico con una prova scritta a cui seguiranno due prove orali in lingua inglese e in italiano. A valutare le prove degli aspiranti tirocinanti sarà un nucleo di valutazione costituito esclusivamente da docenti universitari. Credo che sia un progetto innovativo molto importante che permette di finanziare 6 stage a 1000 euro al mese per giovani brillanti siciliani e sardi purché abbiano ottenuto la laurea con un voto superiore a 100 su 110 di qualsiasi facoltà universitaria, con priorità ovviamente attribuite alle lauree scienze politiche, economia, giurisprudenza e scienze della comunicazione. È un segnale importante, meritocratico, attraverso una selezione assolutamente trasparente, con una commissione di valutazione costituita esclusivamente da docenti universitari, con un test a risposta multipla e un colloquio in inglese. Credo che sia un segnale importante all'interno di un contesto territoriale quale quello siciliano, dove il 56% dei giovani non ha un'occupazione, dove si registra un fenomeno drammatico quale quello della fuga dei cervelli. Credo che sia un progetto importante perché permette a 6 giovani brillanti siciliani o sardi di vivere un'esperienza all'interno del Parlamento europeo che è propedeutica lungo un percorso qualificante all'interno o di realtà imprenditoriali nazionali o multinazionali o all'interno delle istituzioni europee, poiché il tirocinio è un requisito fondamentale per poter accedere ad alcuni concorsi di grande valenza. E quindi in questo senso credo che abbiamo dato un segnale coerente con la nostra dimensione valoriale. Abbiamo sempre creduto ad una visione meritocratica della vita. È giusto che ogni parlamentare all'interno del proprio staff abbia persone che condividono con lui la stessa dimensione valoriale, ma è giusto altresì dare un segnale al mondo giovanile universitario all'interno di un contesto di particolare crisi di cui ho parlato prima.